Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video qui sul Cammino di Santiago. Oggi siamo arrivati nella bellissima Pamplona dopo aver fatto circa 24-25 km con una deviazione partendo da Zubiri, dove abbiamo dormito ieri notte. In realtà ancora non abbiamo visto nulla perché siamo arrivati direttamente al nostro albergue che si chiama Casa Ibarrola ed è un albergo un po' particolare perché è una specie di capsule hotel alla giapponese, però sul Cammino di Santiago. Infatti, come vedete, le camere sono di questa tipologia, costano dai 16 euro in su con la colazione. Noi abbiamo pagato, se non sbaglio, 18, e sono benvenuti anche i ciclo pellegrini, i bicigrini. Io indosso il mio outfit da riposo perché ho tutte le cose da lavare, non ho le mutande sotto i pantaloni, però mi sono fatto una bellissima doccia. Il posto è fantastico e sono gasatissimo perché di giorno in giorno questo cammino sta migliorando proprio un sacco, e adesso vi faccio vedere per bene l'area comune, la parte sotto e la parte sopra dove invece dormiamo. Allora, là dietro c'è l'ingresso e questa qua è tutta la zona della cucina dove avevamo pensato di fare una carbonara questa sera. Credo che qui ci sia acqua, cioè col bollitore, il caffè, comunque abbiamo anche il frigo con dentro le cose per la colazione. Da questa parte invece abbiamo i tavoli dove potremo mangiare sia questa sera che domattina. Qui ci sono dei giochi da tavolo e magari dopo diamo una letta anche alle riviste scandalistiche spagnole. C'è il computer che non credo proprio useremo e anche questo bagno che adesso è un po' pieno di asciugamani perché è appunto il luogo dove si fanno asciugare gli asciugamani, e volendo puoi utilizzare questo lavandino per lavarti i vestiti a mano. E questo sono io, ragazzi. Niente, sono troppo felice. Scendendo da questa parte abbiamo un distributore automatico che vende birra, Aquarius, Coca-Cola, quindi se qualcuno vuole prendersi qualcosa da bere è tutto qui a disposizione. Ce n'è uno anche là che fa il caffè e altre bevande. Qui ci sono dei portaombrelli con all'interno invece le racchette da trekking che si possono lasciare qua, così non vai a spargere terra in giro, dato che l'ostello comunque è molto pulito. Adesso mi vedete in ciabatte, ma prima ero a spasso a piedi nudi. E qui invece si lasciano gli zaini perché sono abbastanza ingombranti, sopra non c'è molto spazio. Qui c'è il bagno degli uomini con le toilette e le docce, non lo vado a filmare perché comunque c'è dentro gente, dato che l'albergo è stato abbastanza invaso. Qui c'è la lavanderia dove si possono anche lasciare gli scarponi in modo da non sporcare, e c'è lavadora e seccadora che sarebbero praticamente lavatrice e asciugatrice, 3 euro e 3 euro 25 minuti per lavarti ed asciugarti le cose. Adesso c'è tanta gente che vuole lavare tutto, quindi credo proprio che io farò a mano. Comunque questo qua è il bagno delle donne, non c'è nessuno, è tutto buio, e quello lì è un phon. Se l'avessi visto prima l'avrei utilizzato per asciugarmi i capelli, però ormai mi sto abituando a fare senza. Salendo queste bellissime scale di legno invece si arriva nella zona notte, dove abbiamo un po' di regole. Prima di tutto bisogna fare silenzio 24 su 24, però in realtà adesso non sta dormendo nessuno e metà dei presenti siamo noi. Chiudere la porta, non si possono portare all'interno le botas, che sono gli scarponi, e anche la mocchia, che invece è lo zaino. Sto cercando di imparare un po' di spagnolo, se vi faccio vedere. Qui ci sono un po' di nostri compagni di stanza che hanno tirato fuori il mate perché sono argentini. E qua ci sono i nostri letti, le nostre bellissime capsule. Questa qua è quella di Omar. Ciao ragazzi. Lì c'è anche Luca che è morto, no? È vivo, si muove, è lui che ci ha consigliato questo posto. E adesso vi faccio vedere per bene. Allora, qui dormirà Naso, qui dormo io e qui dorme invece Marco. Allora, la capsula, la mia, la numero 11, è una figata incredibile ed è in pieno stile giapponese, perché i capsule hotel tradizionali in Giappone sono molto molto simili a questo. C'è la scaletta per andare su e ogni singola capsula ha la tendina. Ok. Luce accesa, quindi abbiamo ognuno la singola luce, non devi per forza accendere questa e svegliare tutta la camerata. E hai anche, oltre alla luce, due prese elettriche per caricarti le cose e tenere il telefono in carica vicino per non rischiare che qualcuno magari, insomma, te lo tocchi durante la notte. Qui c'è il mio zaino che tra poco andrò a portare giù, e qui ci sono tutti i miei panni sporchi, ero sicuro che li avreste voluti vedere, quindi li ho lasciati qua sul letto. Qua invece c'è la, diciamo, cassaforte, cassetta di sicurezza con il mio marsupio che contiene un po' le cose importanti. È possibile chiuderla con la chiave, basta lasciare la cauzione di un euro.
È possibile pagare con la carta, hanno il POS e ti fanno anche il timbro sulla tua credenziale che va a racchiudere tutte le testimonianze delle varie tappe che compongono il tuo personalissimo cammino di Santiago. Comunque qua non c'è molto altro, ci sono delle coperte che si possono utilizzare, ma io credo proprio che farà caldo questa notte e non tocchiamo il condizionatore. E qui c'è una trolley, qualcuno è venuto con la trolley. Qui ci sono scritti i nomi delle persone che hanno riservato i posti e questo albergo ne contiene veramente pochi di pellegrini, quindi il top è prenotare. Questi qua con scritto Omar sono i nostri e dopo chiederemo all'albergatore di preciso cosa succede oggi a Pamplona, perché è giovedì e prima ci ha detto molto brevemente che c'è festa, c'è casino, c'è un sacco di gente in giro e si mangiano i pinchos e i bocadillos, comunque specialità spagnola, insomma cibo buono qui a Pamplona. La capsula devo dire che è più piccola rispetto a quella che avevo a Tokyo, a Ikebukuro, quando ho dormito in quella specie di bara di legno, però non lo so, l'ambiente mi piace molto ed è al piano terra, non devi prendere ascensore, andare su, e è molto molto figo. So che a tante persone questa cosa, questa situazione non piace, perché dicono se devo dormire da qualche parte mi prendo un hotel, non voglio stare in una bara, però io alla fine dormo da tutte le parti. Stanotte abbiamo dormito in un fantastico albergo con un signore che aveva un trattore al posto dei polmoni e domani notte chissà, intanto ci godiamo la nostra fantastica permanenza qui nel Capsule Hotel. Materasso è bello comodo, non dovrebbero esserci cimici dei letti e basta. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga, ci vediamo. Com'è? E comunque mi ero dimenticato di dire che le camerate sono sempre miste, no? Sono sempre uomini e donne tutti assieme, c'è poca privacy, però boh, cioè alla fine arriva chiunque, incontri chiunque ed è molto figo. Poi io c'ho Marco come vicino di letto e sopra ci sono io.